È stata una stagione assurda, nessuno ovviamente se l'aspettava, non era neanche il nostro obiettivo, non avevamo nulla da perdere, però comunque grazie al lavoro siamo arrivati a questo punto e siamo felicissimi di tutto quello che abbiamo fatto. Dedicato a chi questo premio? Dedicato ovviamente a tutti noi, perché ovviamente è quasi incredibile quello che abbiamo fatto durante quest'anno, quindi ringraziamo ovviamente chi ci vuole premiare. Senti, ma l'auspicio per l'anno prossimo qual è? Quello di ripetersi e vincere ancora? Certo, l'auspicio anzi è che quasi tutta la squadra, speriamo, andrà nei professionisti, magari un futuro nei professionisti, però l'importante è ovviamente sempre migliorarsi. Purtroppo in Sicilia si sta perdendo il vero valore del calcio. Io ho fatto la scelta di andarmene fuori dalla Sicilia per fare bene nella mia carriera, perché secondo me qua in Sicilia si sta perdendo il vero valore del calcio. Ecco, prospettive per il futuro. Ti attenderà ancora il professionismo? Sinceramente ancora non lo so, sto aspettando il mio procuratore che mi aggiorna perché le proposte ci sono, però dobbiamo valutarle bene insieme e valutare quelle che fanno meglio per me. Io la dedico soprattutto alla mia famiglia e a mia mamma che mi ha sempre seguito ai tempi del calcio Catania, sempre lei. E poi a tutti i miei compagni di squadra che quest'anno mi hanno aiutato a realizzare un grandissimo sogno. E alla fine, se ci credi, i sogni si possono realizzare e soprattutto bisogna fare dei sacrifici per arrivare al nostro obiettivo. Senti, una dedica a chi la facciamo per questo premio che stai ricevendo? A tutta la mia famiglia, ai miei amici, alla mia ragazza che mi stanno sempre vicino, anche nei momenti, diciamo, un po' più bui. All'inizio non è facile lavorare, uscire fuori da casa a 14 anni, però l'unica cosa che posso dire è lavorare giorno dopo giorno e vi assicuro che arrivate a un grande livello. Allora, le difficoltà di più per quelli che iniziano a giocare è salire al nord e stare lontano da casa, perché a 14 anni non è facile. L'unica cosa che posso dire è sempre lavorare giorno dopo giorno. La dedica di questo premio è che la facciamo. No, la faccio ai miei genitori, a Gianluca e a tutta la mia famiglia, che sono stati sempre vicini a me. Ringrazio il Catania quando sono andato a giocare all'inizio, quando mi hanno preso avevo 14 anni, ho fatto 2 anni di nazionale, 1 anno sotto età e ringrazio sempre il Catania per dove sono ora. E ringrazio la mia famiglia, Gianluca, il mio procuratore, che sono arrivato dove sono ora a Cosenza. Sì, sono entusiasta e molto orgoglioso di aver ricevuto questo premio, infatti ringrazio tutta l'organizzazione per, diciamo, avermi considerato e avermi, diciamo, dato questa riconoscenza. Ecco, l'obiettivo è cercare di sempre trovare un ambiente dove, diciamo, possa esprimermi al meglio e avere più continuità e migliorare il più possibile. Un'esperienza molto bella essere qua assieme a tutti gli altri ragazzi che diciamo siamo riusciti a uscire dalla nostra propria zona di comfort, dalla nostra bolla, e questo secondo me fa onore e coraggio a tutti noi perché non è una cosa semplice, che sicuramente l'ambito in cui giochiamo noi è un ambito molto serio. Che ci aiuterà sicuramente per il nostro futuro e i modi migliori per uscire dalle zone, dai momenti difficili è appunto sicuramente parlarne con i propri cari, che comunque loro sapranno sempre darti un buon consiglio, ma soprattutto parlarne qualora dovessi avere problemi all'interno di una società o con il mister, all'interno della squadra, parlarne sempre proprio con i diretti interessati, che secondo me è l'aiuto migliore che posso dare a tutti quanti. Sono molto contento di essere approdato al Parma, è una società con una storia molto importante e naturalmente ancora è soltanto l'inizio, ma già allenarsi con gente che ha fatto la storia, sia in Serie A che in competizione europea è molto importante, è uno stimolo di crescita, spero possa continuare così la mia avventura. E assolutamente è soltanto un onore poter ecco, rappresentare questa regione al di fuori ecco, di questa splendida isola. Il lavoro dentro e fuori dal campo deve essere di prima qualità e un professionista sia dentro e fuori e a prescindere secondo me dall'aspetto tecnico, lavorare ogni giorno su se stesso e dare sempre il massimo e diciamo non mollare anche nei periodi meno belli. Ecco, questo naturalmente è l'importante, l'umiltà
è quella che ti fa fare strada, secondo il mio pensiero. È sempre bello vedersi proprio su un giornale. Infatti ogni volta che scopro che c'è un articolo su di me, con i miei genitori compriamo subito il giornale e lo leggiamo insieme, in famiglia. Ma ringrazio sempre la mia famiglia che mi è sempre stata vicina, ringrazio la società del Catania che mi ha fatto crescere tanto, tutti i miei mister. E comunque ancora sono all'inizio della mia carriera, quindi spero di poter fare passi in avanti. Spero in un futuro, in una rinascita del Catania. E magari, perché no, un ritorno a Catania sarebbe bellissimo per me che sono catanese.